lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo, ancora una volta la telecamera non è posizionata giusta. Cioè, non so, probabilmente sono condannata a non farmi mai l'occhio sulla telecamera di inizio video quando cioè inizio a registrare, perché è sempre quella della fotocamera, quella che mi presentano. Vabbè, ciao a tutti ragazzi, ragazzi, sono già per fare questo nuovo video. Oggi siamo ritornati sul replay, quindi per la seconda volta in generale sul canale, su Skylanders Spyro's Adventure. L'ultima volta ci siamo lasciati con il dover andare a recuperare la sorgente dell'acqua, cioè la nostra seconda sorgente eterna. Se siamo fortunati dentro questo episodio, oggi facciamo due capitoli, perché ricordo essere il capitolo 7 per una cosa che vedrete se non avete visto la serie originale che ho fatto, che comunque vi sconsiglio di andare a recuperare molto vivamente. Adesso che riprendiamo con come è chiuso l'episodio scorso, facendo girare Gigant come una trottola. Per il vostro benessere mentale vi sconsiglio di andarvi a recuperare la vecchia serie nel caso in cui non l'abbiate ancora vista. In ogni caso, ci siamo lasciati con Gigant l'ultima volta e riprendiamo con Gigant perché l'ho ritenuto eticamente corretto, perché ora andiamo nella zona pura di puro elemento acqua. Dunque ci hanno anticipato che nel livello ci sarà un pesce gigante in giro, tipo nel lago, nell'isola in cui andremo a recuperare la sorgente, perciò dovremo tenere gli occhi aperti. Vabbè ragazzi, direi che abbiamo già passato abbastanza tempo. Sono partito oggi che il portale funziona, perché vi ricordo nella terza puntata avevo cambiato le batterie perché si hanno scaricate le batterie precedenti. Speriamo che entro i due episodi di oggi non si scarichi, perché oggi registro per appunto solo le due puntate che state vedendo oggi. Quindi parliamo con Gargolfin. È già passato troppo tempo, 2 minuti e 10, allora, vai. Allora, vuoi gettarti nelle fauci di un pesce gigante? Cioè vuoi trovare la sorgente eterna dell'acqua? La premessa è fantastica, vai, la gua del Leviatano. Odio questa parte. Anch'io. Ma pensate, dovrei partire ogni volta con un mion. Cioè, peggio che partire, peggio che le partenze in aereo. Dove lì io non riesco a guardare, l'ho constatato, non riesco a guardare il panorama fuori perché soffro di vertigini. E capitolo 7, mi sale il panico solo guardare fuori, mi si velocizza la respirazione. Come se non ne avessi avuto abbastanza di quei tizi. Guardati la pinna caudare là fuori, è possibile che stiano cercando anche loro le statue. Se per caso dovessi imbatterti in un pesce killer, non chiamarmi. Grazie. Ah sì, statue, eccolo. Sì, statue di che, perché ci ho detto che per trovare la sorgente dobbiamo prendere 4 statue in giro per il livello. Insomma, nulla di strano. La talpetta dice che la sorgente eterna dell'acqua apparirà solo se metterai tutte e 4 le statue nel tempio. Provale tutte. Ricevuto. Porta 4 statue al tempio. Allora. Hobbendiaro, ruba tutto quello che trova. Questo è tipo il lato di uova in Spyro classico. Muori! Olle! Fatto! Grazie, una! E una l'ho presa! No, non posso colpirli, uffa! Grazie per averlo detto, tanto non ho nessuno scheletro della vita, perché vi ricordo che giochiamo solo con il test starter, perché avrei voluto, quando ho preso questo gioco, prendere degli altri scheletro per giocare, ma erano introvabili oppure costavano come un gioco della PS4 non appena esce, appena uscito. Ecco, ho reso l'idea, sì, perfetto, per non dire numeri ad alta voce. Ah, ma dai, ma
Olè. Posso. Vai, vola, vola. Prosciutto. O è una coscetta di pollo? È una coscetta di pollo. La chiave. Gli Skylander che l'elemento acqua sono più forti in questa zona. Oh, pergamena, pergamena. Collezionabile, obbligatorio in ogni livello, perché altrimenti mi trigo da sola. Un appunto del professor P. Granganni. Per anni i pescatori hanno dato la caccia a un pesce enorme e famelico, inagguato nel punto più profondo della laguna. Ultimamente sembra sparito, ma anche i pescatori non si vedono più. Sarà una coincidenza. Non aspetta, non ho ancora la chiave perché quel... No. Ah no, ce l'ho la chiave, ok. Dicevo, dove era finita? Ah, questa è una cosa per chiudere il follettino, il grab lui mentre girava. Ah, non ha fatto il tempo purtroppo a fare il giro perché io con l'arpione l'ho arpionato da un chilometro di distanza. E siamo a 2 su 4. Via, 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 via. Oh, teletrasporto, ho beccato il teletrasporto così a caso. Ah, ah, ah. Ora mi spiego la tartaruga. No, cavoli, potevo passare lo stesso, vabbè. Mi sono completamente dimenticato per un attimo del trucchetto del correre sulla piattaforma in diagonale, vabbè. Ah, piccola parentesi su quella che è la mia linea temporale. Questa settimana parte oggi e domani, che posso registrare solo un paio di episodi al giorno, sono praticamente libera, quindi punto a terminare la serie entro questa settimana. Dai, gemma dell'anima di Zap, amore per il mare. Ecco, questo è lo Skylander draghesco, come lo chiamo io, dell'acqua. No! Lo so, ho visto! Le! Bello avere gli arpioni! Era ora che arrivassi! Beh, ho preso lo scorciatoio. Certo. Ok, i pirati hanno preso l'ultima statua e stanno tentando di svignarsela a bordo della loro nave. Dobbiamo fermarli. Entra in quel cannone, mira all'alberatura. Lo farei io stesso, naturalmente, ma beh, ho l'occhio di pesce. La sapere cosa che Gigant ha l'occhio di pesce perché è un tritone esattamente come te, però va bene, affonda la nave pirata. Abbatte una nave pirata così.
i getti d'acqua, che agonia. Fatto. Coscetta di pollo. Vai. A posto. Oh, guarda chi si vede. Andiamo a piazzare le magiche statue dei cavallucci marini, degli ippocampi. Oh, che mia che ho. Olè! Eccola! La sorgente eterna dell'acqua, vai! Ecco, come l'ho detto. Sono finita della faccia delle pietà come Pinocchio. Ma salve! Cosa ti hai? Uno stupido Skylander e l'apprendista padrone dei portali di Eon. Ah, e casualmente state cercando la sorgente eterna dell'acqua. Mi correggo, la mia sorgente eterna dell'acqua. Ma è troppo tardi. Io sono Chaos, imperatore di Skylands e primo signore dei portali. E tu non uscirai mai vivo da qui. Il mio malefico drago dell'acqua si occuperà di te. Attacca! Vai! Aiuto! E quindi... Aia! Un attimo, devo un attimo ricordarmi come funziona. A quanto pare Chaos si è accorto effettivamente del anche lui dove stava, di dove si trovava la seconda sorgente eterna, e ha deciso puntualmente di romperci i coglioni. E scelta che lui padrone dei portali, c'è anche lui Skylander da giocarsi. E come avete visto, quella è una versione scura di Zap. Però non sono brava a combattere questi qua con ovviamente del fatto, ovviamente. Se non è andefato è un problema. E uso la sorgente eterna per... ecco. Ok. Ok, nessun problema. Aia, ma come ho detto, l'ho chiamata. La particolarità di queste squali è che se stai attento, se gli passi a fianco ti danno vita invece che togliertela. Perfetto. Aia. Però faccio schifo col... Io si scotti, faccio schifo col gigante, quindi... Aiuto! Aia! Aia, aia! Hai avuto fortuna, diciamo. Beh, la tua fortuna si è esaurita. Ora affronterai il mio pieco tritone anfibio. Tipo gli ha battuto un colpo di tosse. Ehi, guarda Gigant, la tua versione oscura di sto capo. Aiuto. Dimostreremo che l'originale è meglio. Olè. E mi lascio giustamente un bel pezzo di prosciutto. Anche se hai mandato il mio pieco tritone al mio video, non credere che sia finita qui. Tutt'altro. Il prosciutto? Vabbè, niente, il prosciutto lo prendo un'altra volta. Questa musica di combattimento però è fantastica, eh? C'è la carica che ci dà. Aiuto! Ah, perché serve questo
In verità non avete, e dovete sentire la musica del livello finale se non l'avete mai sentita. Una delle più iconiche per quel che mi guarda di sempre in Skylander. Aia. Vai, recupera vita qui. Aia. Ok. C'è un libro di incantesimi in giro, l'ha preso. Che è la versione oscura di, non mi ricordo come si chiama sto Skylander, però io da bambina li volevo tutti. Ah sì, quando i pugni mi ricordo che facevano male. Aiuto. Olè. Dicevi, Chaos? Tanto, acqua contro l'acqua, tra l'altro, ho fatto. Non mi ricordo chi è più pericoloso qui. Oh, meno vita c'hanno, però attenzione. Aiuto, vai. E che risata da pazzo che in generale c'ha Gigant, eh. Pure gli squali. Vai, vai, vai così. PAM! Ma se fai più paura davvero, ma col tuo testone ridicolo. E abbiamo preso, signori, con lo Skylander che me lo sono brava ad utilizzare. Tutti e tre, l'abbiamo preso, signori. La sorgente eterna dell'acqua, basta. Ok, possiamo ancora fare qualcosa in questo episodio, però è meglio che stia zitto perché parte il filmato, quindi 18 minuti, non mi fermo certo qua con l'episodio, però. Vai. Hai portato la sorgente eterna dell'acqua, eccellente giovane padrone. Ora l'acqua tornerà a fluire nel cuore di tutti. Padrone, va tutto bene? Ma certo che va tutto bene! Perché non dovrebbe andare tutto bene? Beh, pensavo che siccome gli Skylander hanno trovato la sorgente eterna dell'acqua... Ah! Mi hai sentito? Ho detto ah! Quegli sciocchi pensano di avere la vittoria in pugno, non è così! Sai perché? Perché? Perché il buio si sta diffondendo, Glamchance! Che provino pure a ricostruire la macchina di Eon! Vincerò io lo stesso! E adesso va tutto bene? Heimlich! Mi sono resa conto adesso che nel livello c'è una porta dell'acqua e mi sono dimenticata da aprirla. Vabbè, sti cazzi. L'acqua è tornata nel cuore di luce. Ma il buio continuerà a diffondersi finché non avremo trovato tutte le sorgenti eterne. Ma uno zoppiato! Non me l'aspettavo.
Devo studiare la nostra prossima mossa. Nel frattempo, perché non vai a dare un'occhiata a quella spiaggia laggiù? È da un po' che sento degli strani rumori provenire da lì. Andiamo a dare un'occhiata alla spiaggia. Sapete, oh, forse io, c'è una cosa. Avete presente il... No, aspetta. Tra le varie cose, questo Skylanders, come ho detto, è zaffiro alato. È una gemma felice. Zaffiro? Mi permette di danzare con il zaffiro usando meno oro. Che festa fortunata. Ci sono altri zaffiri alati in questo zaffiri. Luogo felice. Sono nascosti in ma sono io che sono segreti. Stupida e ora si dice zaffiri. Zaffiri alati piace salutare le fate quando le incontro. Vabbè. Più volte succede e meno oro dovrà darmi lo Skylander per la sua danza felice. Ah, ci sono i totali 10 zaffiri in giro, ok. Ehi, sei uno Skylander! Il modo in cui hai salvato la mia famiglia è stato fortissimo. Voglio essere come te da grande. Stavo dicendo, questo Skylander, tu ti giochi questo Skylander, poi ti giochi il secondo e percepisci uno stacco fortissimo, stavo dicendo, proprio a livello di... resa più che tecnica, resa anche narrativa, perché questo è proprio il classico la classica trama col cattivo che cerca di rompere i coglioni ai protagonisti, come una classica serie TV, serie di cartoni animati per bambini, in cui per l'appunto ci sono i protagonisti che devono arrivare ad un obiettivo ultimo, ogni tot devono fare qualcosa, c'è ogni volta il cattivo che puntualmente cerca di mettergli per scrivere tra le ruote. Ma a parte questo, come ho detto già qualche puntata fa, questo Skylander c'ha delle cose che... C'ha uno Skylander, questo Skylander c'ha delle cose che, per quel che mi guarda, mi dispiace non aver rivisto in negli altri Skylander. Ad esempio la grande horda, la grande flotta di nemici che ci sono. E questo è un robottone gigante. Le serve dell'olio, signor? Vado subito a prenderglielo. Ah, però qui adesso vedo che c'è qualcos'altro. C'è una tartaruga. Tra le varie cose questo Skylander che c'ha, mi dispiace che non, molte cose non siano state riprese negli altri Skylander. Ad esempio le flotte di nemici che ci sono, che non sono stati ripresi per... zaffiro alato. Là c'è un lungo ponte che non so dove porti e purtroppo non possiamo scoprirlo adesso perché c'è tutto il passaggio chiuso. Una cosa che invece, se ci pensate, hanno riposto tantissimo negli altri Skylanders è ovviamente la colonna sonora, perché se ci pensate negli altri vari Skylanders ci sono delle musiche che non sono niente, che sono niente proprio di meno che delle riarrangiamenti di certe melodie. Ma sapete cos'ha qua un altro pregio che c'ha per quel che mi riguarda questo Skylanders rispetto agli altri? In generale, cioè il boss finale per quel che mi riguarda è più difficile di tutti, perché cioè è sempre caos il boss finale di tutti gli Skylanders, come ho detto, tranne in uno per questioni, per ragioni di trama, che non è per nulla dispiaciuta. Però è il boss finale pressoché in tutti quanti gli Skylanders, ma per quel che mi riguarda lo scontro finale che effettivamente ti dà più problemi è lo Skylanders, è il primo, è il primissimo che ti trovi, a fare rispetto a tutti gli altri, va bene? Ma sapete cos'è un altro pregio che c'ha? È il design in generale di Chaos. Cioè... Buongiorno Skylanders! Ironia vuole che il design che mi piace di più di Chaos nei vari giochi sia quello del primo, perché per quel che mi riguarda è più brutto di faccia, il più grottesco di tutti. Già a partire invece dal secondo... Beh, io sono un clan tron, incominciava leggermente a cambiare. Qui invece mi piace di più perché c'è tipo... Immagina. C'è tipo il più brutto di faccia, c'è gli occhiali più, c'ha tipo gli occhi più sporgenti, non so. A livello di bruttezza lo preferisco. Vai, prendiamo le conchiglie. Dove siete? Venite qui! Presa. Avete presente quando si dice che nella maggior parte dei casi la prima versione è solitamente la migliore, ecco. Per la bianca in arrivo. A
aumenta la pressione, alza la temperatura. Nel frattempo parlare qui di design e di robe, che secondo me le robe migliori alla prima molto spesso sono le cose migliori. Una scintillante perla nera? Oh no, cosa è successo? Qui il club che voleva regalarci una bella perla invece. Ho perso il mio talento. Ma le perle nere sono molto più preziose sul mercato. Fammela vedere un momento. Sapete chi è questo? È una perla. Io. Grossa miccia. Fa-boom. Non capisco. Cosa stai dicendo? Che è una bomba quella che hai vomitato. Una bomba. Appunto. Ottime notizie. Ho trovato un altro pezzo della grande macchina. I ciclopi hanno rubato l'occhio di cristallo. Me l'aspettavo. Sono così fissati con quell'occhio che hanno dato il suo nome al loro castello. Ma la notizia cattiva è che hanno sigillato l'ingresso del ponte che un tempo collegava il tempio al loro regno. Ho l'impressione che dovremmo trovare un altro... Aspetta, è una bomba quella. Dove l'abbiamo trovato una bomba a Skylands? L'ho fatta io. Davvero? Beh, potrebbe essere proprio quello che ci serve. Con una bomba potremmo aprire l'ingresso della galleria. O saltare in aria nel tentativo. Meglio la prima, magari. Ma sì, ce la facciamo. Allora. Torna quando te ne servirà un'altra. A quanto pare posso sfornarne a getto continuo. Oh, guarda. Guarda un po', Clarkson. Hai trovato la mania per renderti utile nonostante tu non possa fare perle preziose. Comunque, Awick, una volta ho letto tipo una descrizione rapida sulla wiki di Skylanders. Dovrebbe essere la versione di Skylanders di Riccone. Dello spaio originale, cioè voi ce lo vedete, a parte i vestiti eleganti, ce lo vedete lo stronzo che ogni tot peggio degli esattori delle tasse di una volta ti chiedeva tot gemme per farti passare, eh? No, io non ce lo vedo. Vedo solo uno so che c'ha voglia di fare il mercante, figlio. Aspettate, da qua mi sa l'ingresso. Pam! Wow! Grazie per aver buttato giù la barriera! Ciao! Oh, povero me! Oh, grazie al cielo non siete ciclopi! Cioè, non lo siete, vero? Spero proprio di no! Sono appena scappato dal loro terribile castello dell'occhio di cristallo! Mi sa che non ci vede tanto bene, eh? Oh, ho visto delle cose terribili in quel posto, o almeno credo. Hanno un enorme globo di cristallo con cui concentrano l'energia. Temo lo usino per scopi malvagi. Sembra che a loro interessi solo quello, far del male e non lavarsi. È lui, è l'occhio di cristallo che ci serve per ricostruire il cuore. È lì che devi andare. Recupera quel globo e portalo alle rovine. L'unico problema è che ovviamente ti toccherà combattere contro i ciclopi. Sii prudente, mi raccomando. Ma io mi auguro che entro l'episodio prossimo. Posso accompagnarti fin lì, non c'è problema. Sono un po' miope, è vero, ma dal momento che c'è solo un ponte che porta al loro castello, sarà facile come far... Schioccare le dita! Schioccare le dita! Mamma mia! Sì, esatto! Allora, evitiamo di partire un attimo. Resterò qui ad aspettare che cambi idea. Aspettiamo un attimo, ragazzi, perché siamo a 28 minuti e fermiamo l'episodio qui. Mamma mia, no, zaccato, come fa a schioccare le dita? Mamma mia! Come precede Ugo, signori, senza neanche ricordarsi la battuta. Quindi, ragazzi, direi che il video di oggi ricordo forse di più a memoria le battute di Skylanders Giants, perché in solita storia io giocavo a Skylanders Giants da bambina, per appunto il secondo titolo, questo l'ho recuperato 4 anni dopo, vabbè. Il video di oggi sul replay di Skylanders Spyro's Adventure direi che si possa concludere qui. La prossima volta ho fatto alla fine un capitolo solo in questo episodio, vabbè. La prossima volta andremo al castello dell'occhio di cristallo e se riusciamo facciamo sia quel livello sia il livello successivo. Così insomma riesco entro oggi a fare 3 capitoletti. Vi ricordo che in totale ce ne sono 28, perciò ecco. Con l'ottica di voler chiudere la serie, i video, la registrazione dei video di questa settimana, insomma, vorrei anche spicciarmi un attimo, perché vi ricordo, solita storia, se sono qua, se sono per voi la giada del passato prossimo non va bene, vuol dire che sto registrando poco, meglio che sia la giada del passato remoto, vuol dire che così sto registrando tanto, e con quello che ci dice, ci ammette di parlare con Dix. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate, io vi ricordo anche di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video,
Dite un'occhiata alla descrizione dove c'è il link alla playlist su questo gameplay, caso a me vi foste persi qualcosa, il link al mio profilo Instagram dove posto ogni tanto qualcosa, su cui tra l'altro in questi giorni ho messo il link in primo piano al canale YouTube, così se qualcuno mi scopre tramite il profilo Instagram, poi cliccando su quel link mi scopre finalmente anche come canale YouTube, perché fondamentalmente Instagram lo uso come pagina di facciata su il canale YouTube, dunque va bene, ci stava che mettesse un link di collegamento, finalmente ho scoperto come si faceva, tra parentesi. Per concludere vi ricordo che ogni tanto qua sulla community posto dei post, mamma mia, oggi proprietà di linguaggio, con più o meno la stessa frequenza delle robe su Instagram, perché anche lì annunci e robe varie, però non va che va le notifiche lì, quindi o ve lo mette YouTube in primo piano nella home, oppure dovete andare a controllare voi ogni tanto. Detto questo, noi con Gigante che gira su se stesso, noi ci vediamo alla prossima!